Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Continuiamo la nostra avventura su Final Fantasy IV, dove abbiamo sconfitto il polpo gigante nella scorsa puntata e adesso dobbiamo andare verso la nuova cittadina per finalmente salvare Rosa e la figlia. Oddio. Bombardamento così. Castello di Damsian. Persone ovviamente che sono state coinvolte. In questo attentato. Allora, non credo che ci siano comunque cose da esplorare. Qui c'è una tenda, che è praticamente quella che abbiamo utilizzato ora, quindi almeno non la sono andata a sprecare. Recupero PV e alterazioni di status curate. Figo. E dall'altro lato? Forse c'è il recupero dei PM? Esatto. Maledetto bardo. Ma fagli una magia, no? È tutto automatico, io non sto facendo niente. Anna. Oh, Anna. There's life left in you yet. Father. Edward. He is the Prince of Damsian. He disguised himself as a bard to avoid attention. Forgive me, Father, for running off with him. Edward, I'm in love with him, Father. But I could not stay without my father's blessing. I was about to return when... The Red Wings laid siege to us, led by a man named Golbez. Golbez? Yes. A figure clad in armor of deepest night, his strength beyond that of mortal man. And the Red Wings' purpose? Our crystal. And then they rained fire upon us. I lost my mother and father. Then Anna tried to shield me from their arrows. You love this man that much? Father, please, forgive me. I was so selfish. Edward, I love you. Anna! Anna? Anna! This Golbez, tell me more of him. I've heard he came to Baron only recently. It seems he's using the Red Wings to steal crystals. Tears do not bring back the dead, boy. Anna's death must be avenged. I'll find this Golbez. Tella, not alone. She was not your daughter.
Her killer will die by my hand. Anna. Coward. You're a man, aren't you? A grown man. Stop crying. I have. Rydia. You're right. I'm nothing but a coward, just as you say. That's why I'm just going to stay at Anna's side. It doesn't matter anymore. Nothing does. You're not the only one who's grieving. Anna would not wish to see you fawning like a fool. Please, I've desperate need of your help right now. But how could I help you? My name is Cecil. A friend of mine has taken ill with desert fever in Kaipo and needs a sand pearl if she is to live. And for that, I've need of your aid. You need my aid? I do. Rosa's life depends on it. I beg you. This woman you speak of, she means a great deal to you, doesn't she? As Anna did. As Anna did to me. In a cave far to the east dwells a monstrous creature known as an antlion. The pearls you seek form from the fluid the beast secretes as it lays its eggs in the sand. There is no overland route to its den. We must cross the northern shoals to get there. A hovercraft is docked here. With it we can reach the creature's cave. It can bear us across the surf to Kaipo as well. Come. We must hurry. Il principe Edward entra nella squadra. Però la cosa che abbiamo notato, la cosa che abbiamo notato più figa è che è spuntato un nome, ovvero il nome di Golbez, nuovo comandante delle Ali Rosse, e quindi non ci resta altro che continuare la nostra avventura. A bordo dell'Overcraft dovrei essere immune alle battaglie casuali, se non erro. Sì. Eccolo qui, Edward, Cecil, Rydia. Bene, proseguiamo. Caverna dell'Antleon, dell'Antoleon anzi, io lo chiamo sempre Antleon perché fin da piccolo l'ho sempre chiamato così. Filo di ragno. Pozione. Tenda, pozione. Rydia nel frattempo è diventata una bestia. È diventata veramente, veramente forte. Beh, l'unica cosa buona è che adesso gli scontri durano veramente, veramente poco. Grazie alla potenza di Rydia. Aspettate un attimo, perché qua... quasi ci...
Spada d'ombra. Ah, ma già ce l'abbiamo. Non la posso mettere qua, peccato. Sarebbe stato figo. Ok, pozioni ne abbiamo a sufficienza, quindi la utilizziamo. Qui c'è un po' di sabbiolina. E qua, se non sbaglio, dovrebbe esserci la strada per salire nuovamente dove eravamo prima. Ferula Gelum, ma credo che già gliel'abbia equipaggiata. Sì. Può infliggere Morfeo. Vabbè, qua non ho nulla da mettere. Sì, però ci devo andare da quell'altro lato. Bene, proseguiamo. Pozione. Oh, che bello, qua si può addirittura fare un bel salvataggio. Coda di Fenice, ottimo. Salvagente. Ed etere. GG. Allora, fatemi vedere un attimo se ho bisogno effettivamente di fare una tenda. Ma sì, perché no? Tanto ce le ho, sfruttiamole. Dopodiché salviamo e continuiamo l'esplorazione. Così siamo a posto. Allora, salva. Qui nel secondo file. Yes. Perfetto. E continuiamo. Visto che adesso siamo tutti belli curati, siamo saliti anche di livello, Ridia è diventata una macchina da guerra. Una vera e propria macchina da guerra. Qui adesso io vorrei andare effettivamente di là, sulla destra. Allora, Ridia, se non sbaglio, ha imparato Rinascita. Quindi non consumiamo. Ecco, non consumiamo. Non consumiamo le code di Fenice. Oh, cetra di lamia. Può infliggere caos. Sì, meglio caos, così si attacca da solo. Bene. Oh, code di Fenice, buono. Questo è davvero buono. Ok, siamo arrivati. Possiamo affrontare. Non sono più così innocui. Antoleon, che tra l'altro è diverso da come si vede negli altri giochi. Allora, lui dovrebbe essere. Dovrebbe essere debole al ghiaccio?
agli occhi rossi reagisce alla magia. E allora aspettiamo. Ecco, curiamoci tutti. Bene, non ha più gli occhi rossi. Madonna mia. Sì, era debole al ghiaccio, ricordavo bene. Oddio. Mi dà un po' di difficoltà sto tizio. Allora, qui reagisce alla magia. Per cui noi adesso ci mettiamo di nuovo lo status tenebra. Sì, direi di utilizzare questa strategia. Olè, sconfitto. Il fatto di contrattaccare dava un po' di fastidio. Però alla fine il party ce l'ho bello potente, quindi va bene così. Ridia sale di livello, peccato che Edward ci è rimasto secco. La luce del deserto. Esatto, sta succedendo qualcosa. Tutto a causa dei cristalli. Però ancora loro non lo sanno. Sarebbe bello qua avere le fune di fuga come su Suikoden per poter uscire subito dal dungeon. Peccato che non lo possiamo. Allora, mi pare male però lasciarlo così, poverino. Tanto le code di Fenice le abbiamo prese. Ecco, una la possiamo utilizzare. Ecco. No, riordiniamo gli oggetti per... Ecco. Riordiniamo gli oggetti e ce ne possiamo andare via. No, ho sbagliato. Lol. Devo andarmene di là. Che poi quando combatto non capisco perché attacchino sempre Edward, poverino. Cioè, gli fa tutta sta antipatia? Bravo Edward, che sei salito di livello. Oh, adesso con questo lui aveva detto che noi possiamo andare anche... Possiamo tornare direttamente lì, nella città. Giusto? E quindi molto probabilmente dobbiamo andarci da qua, dalla zona... Esatto, dalla zona costiera. No, che magari non è questa. Aspettate, era di qua. Esattamente. Così ci risparmiamo un bel po' di strada, ovviamente. Ed eccoci qua. Rosa ci aspetta. Quindi andiamo, no, dove era lì, nella casetta in alto a destra.
Eccoci qua. Finalmente Rosa entra in squadra. Beh, se fosse forte come Opera Omnia, sicuramente mi farebbe piacere. Confusione è già qualcosa. Devi essere coraggioso. Edward, I can be with you but for this moment. The spirit calls me onward to become a part of it again. Don't leave me, Anna. Edward, you must be brave. Golbez cannot be allowed to have the crystals. You gave your love to me once. Now share it with all the world. Anna, my love. I will try. But what would you have me do? E ora si parte. Dovremmo essere già tutti nel party, giusto? Sì. C'è anche Rosa. Ottimo. Rosa cosa ha equipaggiata? Asta e mano nuda, no? Aspetta. Ok, le devo andare a comprare l'arco con le frecce, assolutamente, Rosa merita l'arco con le frecce, così anche come Opera Omnia ci insegna. Ecco, arco, no, uno, conferma, e frecce di ferro. Ah. Nel frattempo vendo le manopole oscure
l'armatura oscura, l'elmo oscuro. Queste no, le teniamo. Spada, la spada d'ombra, che tanto già ce l'abbiamo, e poi sappiamo benissimo che fine farà Cecil, quindi tutte queste cose oscure le andremo a perdere, quindi tanto vale venderle. Equipaggiamo adesso a Rosa l'arco con le frecce. Bene, e adesso andiamo nel centro di nella zona dove ci sono le armature. E compriamoci delle belle difese per tutti. Cappello di cuoio rosa glielo possiamo dare, quindi lo compriamo. Vabbè, però. Ecco. Poi veste. No, veste lasciamo perdere. Veste di cuoio, no. Ecco, le armille di ferro, ne prendiamo due. Bene. E le equipaggiamo. Ok, ci siamo. Ce ne possiamo andare. No, andiamo al negozio oggetti. No, che si trova là dentro. E ci facciamo una bella scorta di pozioni, coda di fenice, visto che comunque adesso abbiamo parecchi Guile. Vabbè, ne abbiamo 13, quindi me ne prendo in totale 27, così arrivo a 40. Coda di fenice, ne prendiamo, ne ho 3. Quindi ne prendiamo 17, così in totale ne ho 20. Il bacio di pulzella ne prendiamo 10 unità. Ago dorato andiamo anche a 10 unità. Collirio andiamo a 10 unità. Antidoto va bene, tenda. Tenda vorrei averne qualcuna in più. Permette la fuga da caverne e dungeon. Allora ce l'abbiamo. Ah, salvagente. Ok, ne prendiamo un paio. Ok, il resto ce lo teniamo come fondo cassa per la prossima volta. Visto che abbiamo tutti questi guile, direi che è la cosa migliore. Allora, non so effettivamente quanto ho registrato. Se consideriamo il fatto che dovrò tagliare i combattimenti casuali, vediamo. Sì, ho registrato già un bel po', quindi direi che forse per questo episodio possa essere tutto. Io al solito vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima.